Ciao ragazzi, oggi parliamo di un argomento che ahimè, interessa un po' tutte, quindi prendiamola con filosofia, con positività, per quanto è possibile, e quindi andiamo a parlare oggi di come vestirci comode e carine per stare in casa. Iniziamo? Vai! Iniziamo subito con piccole tips per poi andare a passare un po' nello specifico su cosa indossare. Le mie tips sono: 1. Prepararsi e vestirsi anche in modo comodo e carino è un'ottima strategia per essere più produttive anche in casa. Ricordatevi che i vostri capi da casa, se li scegliete in tinta unita, saranno molto più facili da abbinare insieme in modo molto veloce e pratico senza stare a impazzirci troppo. Quindi sarete carine con zero sforzo. Altra tip: nel vostro cassetto, spazio dell'armadio che avete a disposizione per l'abbigliamento da casa, vi consiglio di dividere subito i top dai sopra, sotto, vestaglie, quello che volete, proprio in modo diviso, in modo tale da essere anche ancora più facile andare a creare il nostro look. E adesso andiamo a vedere un po' di abbigliamento da casa. Il primo abbigliamento da casa che vi consiglio sono le tute, ma attenzione, ci sono tute e tute, perché si parla di tute sportive, quindi banalmente quelle che vengono utilizzate per uscire, per fare sport, e poi ci sono le tute da casa, quindi completi di fatte di felpa e pantalone appositamente studiati per stare in casa, che sono due cosine un po' diverse ma ugualmente ok per stare in casa. Le tute ci permettono di essere subito in ordine perché il completo viene già creato da chi crea la tuta, quindi avremo un sopra e un sotto già abbinato. Altro abbinamento facile e comodo sono i leggings con le felpe. Anche in questo caso qua sopra vi faccio vedere un po' di cosine che ho scovato online e vi metto anche il link in info box. Si può essere carine, comode e calde anche in leggings e felpa, e perché no, le usiamo in casa ma le possiamo utilizzare poi anche per uscire cambiando soltanto gli abbinamenti. Cardigan e maglioni coccolosi. A parte che sono di moda anche per uscire, lo sappiamo, l'abbiamo già parlato tantissime volte, sia i cardigan che i maglioni over o i maglioni lunghi. Sono però un'ottima idea per stare in casa perché danno proprio quell'effetto, sai, calduccioso, morbidoso, che ci piace tantissimo, e appunto ci permettono di aggiungere uno strato molto facilmente al nostro look da casa, e poi si possono utilizzare anche per uscire quando arriverà, sarà il momento di ricordo. Ok, pigiama è ok oppure no stare in casa tutto il giorno in pigiama? Dipende. Allora, per me non dipende, perché se il pigiama è figo, in stile un po' tailleur, no? Come si vedono quei pigiami che si possono utilizzare anche per uscire in simil seta, quelli sono perfetti. Vi fa freddo, ovviamente li abbinate con un bel cardiganone gigante e siete super chic, super carine ma comodose anche per stare in casa in pigiama. Però quello che vi consiglio è di non indossare lo stesso pigiama per dormire e per il giorno, non solo per una questione di igiene ma anche proprio di distacco, di creare uno stacco tra notte e giorno, perché si sa, quando siamo costretti a stare tanti giorni in casa, il giorno e la notte possono diventare molto simili, invece è bene darsi una routine e a creare uno stacco tra giorno e notte. Ragazzi, questi erano i miei consigli sull'abbigliamento per stare in casa, vi leggo tutte qua sotto, quindi lasciatemi i vostri commenti, che mi fa piacere, noi ci sentiamo al prossimo video, ciao!